Nell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali, nel settantesimo dell'entrata in vigore della Costituzione italiana e in occasione del giorno della memoria, la ONLUS Nessun Uomo è un'Isola di Torino ha onorato i deportati di ogni nazionalità, etnia e religione che soffrirono fame, torture e sevizie di ogni genere nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, specialmente quelle donne, quegli uomini che furono rinchiusi dalle SS nel carcere Le Nuove e di cui si perse ogni traccia. Storie tragiche quelle che l'associazione Nessun Uomo è un'Isola, che gestisce il museo del carcere Le Nuove, ha ricordato durante la fiaccolata a cui era presente il gonfalone della città metropolitana di Torino. Dopo la deposizione di una corona d'alloro sotto la lapide che al binario 17 della stazione di Porta Nuova ricorda i deportati in Germania, un corteo ha percorso Corso Vittorio Emanuele II fino al museo del carcere Le Nuove, dove si sono tenuti gli interventi commemorativi e sono state lette alcune memorie scritte da donne sopravvissute alla prigionia in Germania. Particolarmente toccante la visita alle celle dei condannati a morte e a quella in cui soggiornò il padre domenicano Giuseppe Girotti, che sarebbe morto nel campo di sterminio di Dachau. La sua unica colpa era quella di aver tentato di salvare la vita a molti ebrei. Soprattutto oggi siamo per ricordare i morti del primo campo che è stato Auschwitz, essere liberato. Però per noi deportati, che la data più che noi riconosciamo da tutti è il 5 di maggio, perché il 5 di maggio è quando si è fatto a Mauthausen il giuramento dei deportati, che ci siamo trovati di tutte le nazioni e non solo dell'Italia.